suona il campanello. Igor! Oh, Luigi, dimmi, mi devi aprire la cucina? Ok, ok, va bene, vado ad aprirti. Dai! Sì, Luigi, ti apro. Dov'è il computer? Fatti stare. Un orso! C'è un orso là! Oddio! Venite a vedere! Diego in cucina! No, 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 non è come pensi, eh? Cosa? Chi che ha gridato, Diego? Che è successo? Che è successo? Come ho fatto ad essere in due? Diego è sparito, dove è finito? Cercatemi insieme. Dato che stiamo aspettando papà Antonio, io non so, si sarà perso, andate papà, a prendere qualcosa da mangiare. Papà Antonio non gioca più. No, gioca, sì. Prima fate una partita voi due, chi vince si sfiderà contro di me e poi chi vince contro papà Antonio. Ok. Ah, e a proposito, tra una mezz'ora dovrebbe arrivare il maestro Luigi che dovete fare i compiti. Mamma, ma Luigi non ci aiuta. Perché dite che non vi aiuta? A me mi sembrava di sì invece. Perché quando ci sei tu si comporta bene, ci fa leggere, ci fa studiare. E invece quando non ci sei, lui va in bagno, fa finta di andare in bagno. Vabbè, allora facciamo una cosa. Fa tutto. Facciamo una cosa. Se voi macchiette macchiettine non sapete di cosa stiamo parlando perché non l'avete ancora visto, guardate che cosa è successo nell'episodio precedente. Oh, l'insegnante. Il maestro che vi accompagnerà nelle prossime settimane. Avrei bisogno del bagno. Devo rubare il computer di mamma Giulia. Oh, dove vai così di corsa? Grazie, Igor. Lo chiamo subito. Igor, ora tocca a te. Chi è? Sono l'idraulico. Spero che sia l'idraulico. Arriverò di là, inserirò la chiavetta e ruberò tutti i loro dati. Forza, Igor. Igor, che cosa stai facendo? Non è come pensi. Questo qua è proprio pazzo. Io ho capito che cosa intendete voi. Perché magari si deve un attimo ambientare, ma è... Ambientare? Sì, ambientare. È stato consigliato dalla signora preside. Oh, io credo ciecamente, signora direi. Preside. Igor, sono a casa di mamma Giulia. Che dobbiamo fare? Il piano dobbiamo fare. Te lo sei scordato. Allora devi venire vestito uguale a me, con valigetta nera, pantaloni beige, maglione blu e occhiali. Mi raccomando, è importante, ok? Okay, ci vediamo fra poco allora. Vabbè, comunque. Vabbè, continuiamo. Intanto vediamo se papà si è perso. Anto! Papà Antonio! Oi, sto arrivando! Ok, ma quanto ci metti? Arrivo! Sarò ragazzi, giocate voi perché devo fare una cosa di lavoro al computer, ok? Giocate pure voi. Ok! Va bene. Secondo me papà Antonio ha trovato una scusa, perché lui le competizioni di gioco non gli piacciono. Vabbè ragazzi, intanto inizio io. Guarda mamma Giulia. Il campanello, è già arrivato il maestro Luigi. No. Quindi andiamo ad aprirgli. Giulia, vai tu a aprire la porta. Che sto facendo una cosa di lavoro. Sì, va bene, tanto sempre io devo andare ad aprire la porta. Sì. Comunque io te lo dico adesso, tra pochi bimbi vengono e si metteranno lì a fare i compiti. Ok, allora mi tolgo subito, così vado di là con tranquillità. Sì, ok. E non do fastidio a nessuno. Mi raccomando, io il maestro Luigi non me lo faccio scappare, te lo dico. No, 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 bimbi, voi non aprite. Allora, apro io a Luigi e voi andate di là a preparare già la roba sul tavolo, già i quaderni e i libri, ok? Okay, okay. Bimbi, ricordatevi che prima viene, prima finisce, prima se ne va e potete giocare, ok? Quindi mi raccomando, battete 5. Anche tu, Chiara? Oh, Luigi, ciao. Buonasera. Buonasera. Allora, i bambini sono già di là che ti aspettano e... Io intanto sono qua con mio marito che faccio due cose e tra poco vengo da te, ok? Vabbè, vai pure di là. Grazie. Prego, figurati. Io stai andando a casa. Ciao bambini. Ciao. Ci vediamo sabato 25 novembre alle ore 11. Presso la Mondadori in piazza Duomo a... Milano. Quindi non mancare. A presto. Pronti per una nuova lezione? No, non siamo assolutamente pronti. Come no? No. Bisogna studiare, è importante. Io sì, prontissimo. Ma tu, che non ci aiuti mai? Aspetta. Ecco. Un attimo, mi sta suonando il telefono, torno subito. Sì, vai pure fuori. Ecco, già incominciamo. Ah. Il tuo telefono che suona? No. No, neanche il mio. No, perché il mio è sotto carica spento. Ma il maestro sta uscendo.
Igor. Pronto. Sei fuori dal cancello. Piano. Si è chiusa la porta. Vabbè, gliela apro dopo quando entrerà di nuovo. Che ne so cosa fa. Un po' strano comunque. Sì, è un po'. Veramente un po' strano. Ciao. Ciao. Sono arrivato. Ok. Vieni, entra. Le scarpe, Igor. Non mi avevi detto... Le scarpe, Igor. Sono nere, ti avevo detto bianche. Vabbè, dai, non importa. Forza, andiamo. Vabbè, muoviti. È bravissimo. Vabbè, alza un pochettino. Sì, però è bravissimo. Non è che adesso tu devi dire, ma è strano, non è strano. Io lo vedo strano. L'insegnante ce l'ha mandato la signora preside e continua a venire perché i bambini ne hanno bisogno. Va bene, va bene. Ok, andiamo di guardare lì. Sì. Hai capito, Igor? Io non capisco queste cose. Che le devo mettere? Allora, il piano è: te fai finta di essere me, guardi i bambini e io entro a rubare il computer, capito? Oh! Ah, vai dai bambini. Dai! Vado dai bambini. Quanto è tonto. Luigi, ma io come entro? Suono il campanello. Igor! Oh, Luigi, dimmi, mi devi aprire la cucina? Ok, ok, va bene, vado ad aprirti. Sì, è chiusa. Dai. Sì, Luigi, ti apro, ti apro. Luigi, vieni pure. I bambini ti aspettano di là. Grazie. Prego, figurati. Ciao. Ciao. Ragazzi, ecco voi la super sorpresa che potete preordinare su Amazon nel link in descrizione. Mi raccomando, fateci sapere che cosa ne pensate e se lo preordinerete ora avrete in regalo la fantastica cartolina autografata da noi. Quindi che cosa aspetti? Link in descrizione. Fate la tabellina del 2. Ma io vado l'altra volta. Avete fatto... Fate la tabellina del 3 e io vado a prendere un bicchiere d'acqua. Ma... Diego? Ma prima non aveva le scarpe bianche? Mica io guardo le scarpe. Grazie, vogliamo aspettare domani mattina? Ora io vado a rubare il computer. Te stai con i bambini, ok? Allora sto con i bambini. Allora, facciamo le barzellette, le tabelline cantate e suonate. Allora, è un gioco che mi facevano sempre fare da piccolo. Ora ripetete quello che faccio io, va bene? Ora ripetete quello che faccio io. Brava! Brava! 3 per 1, 3. Ah, 3 per 1, 3. 3 per 2, 6. 3 per 2, 6. 3 per 3, 9. 3 per 4, 9. 3 per 4. Si è svegliato mio fratello. 12. 3 per 5, 15. Ok, adesso devo andare a prendere il 3 per 7, 21. 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 3 per 8. 3 per 9, 27. 3 per 9, 27. 3 per 10. No, aspetta, aspetta, resta qua, resta qua, resta qua. Dai, facciamo quella del 4. Ma mi scappa. Quella del 4. 4 per 1, 4. 4 per 1, 4. Dov'è il computer? Mamma Giulia. Papà Antonio, ma non c'è il computer. Igor. 4 per 2, 8. 4 per 2, 8. 4 per 3, 12. Ma io non ho 4 per 3. Vabbè, aspetta, finiamo quella del 4, poi andiamo. Devo passare. Dai, continuiamo. Un orso! C'è un orso là! Oddio! Venite a vedere! Là, là! Ma dove? Là, in fondo, lo vedi? Dietro il cespuglio. Ma dove? Guardalo! Ma lì non c'è nessun cespuglio. Mi sa che è andato via allora. Non c'è più. Torniamo a fare le tabelline? No! Il computer non è di là, non è in sala. Non è in salotto, è in cucina per forza. Amore, ti posso chiedere una cosa? Ho voglia di una cioccolata calda. Anzi, no, 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 no. Di una bella tisana. Limone e zenzero. Okay. Me lo andresti a fare? Va benissimo. Vado a prendertela. Grazie. Vabbè, io metto pausa. Sotto pancia, qua sopra, nemmeno. Qua ci sono cose da mangiare. Il microonde. Ecco.
Quanto fa? 135x5. Come va, bimbi? A posto? Tutto bene? Sì, sì. Ok. Sto andando un attimo in cucina. Stai andando in cucina? Stai andando in cucina? Papà Antonio sta andando in cucina? Ma guarda che ci sento e non è che c'è bisogno che scandisci bene le parole. Okay. Ma vuoi vedere perché stai andando in cucina? Di nuovo, sto andando in cucina, sì. Ok. Stanno arrivando. Ma non ho capito, devo aiutare la bambina. Stai andando in cucina. Di nuovo, te lo ripeto, sto andando in cucina. Stai andando in cucina, ok. No. Perfetto, io aiuto la bambina. Strano. Ok, bravi bambini oggi, eh. Vai alla schiena. Mettiamo acqua. L'utore lo metto qua. Ma quanto ci mettono a fare un tè? Ok. Vai, buono e zenzero. Siamo a posto. Sto andando via. Aspetta caldo. Ok. Andiamo. Maestro Luigi, sto andando di là sul divano a bermi la mia tisana. Ok. Ok? Eccoci qua. Grazie amore. Amoruccio. 148. Ok. Più 27. Lo sai citarmi, ok? Sì. Mi aiuto. Aspetta. Diego in cucina! No, non è come pensi, eh? Cosa? Occhio che non ti bruci, eh? Sì, oh. Che bella calda. Grazie mille. Chi che ha gridato, Diego? Che è successo? Che è successo? Non è come pensi, Diego, non è come pensi, ok? Come ho fatto ad essere in due? Spero sia uno scherzo per un gioco. Qui fa molto freddo e si vede poco. Oddio, adesso Diego dov'è? Diego è sparito, dove è finito? Cercatelo insieme a noi. Diego è sparito, è stato rapito. Adesso cominciano i guai perché se non c'è l'ansia sale, non si ferma. Neve bianca, moto slitta. Iniziamo la ricerca con